Allora, buonasera a tutti ragazzi, eccoci qua, siamo in diretta su Calcio Oceanico, abbiamo già pronto uno dei nostri ospiti di stasera, è qui con noi Filù, direttamente da Tahiti ragazzi, io vorrei sottolineare questa cosa pazzesca che siamo in collegamento con Tahiti, l'altra volta non andava perché a Tahiti ogni tanto salta la linea, ma stasera ci siamo. Prendiamoci ora qualche minuto così per scaldarti, perché come spesso succede, la gente arriva con calma e più tardi arriva anche Emanu. Allora, è già qui, ragazzi, eccolo qua. Attenzione, attenzione. Oh! Io sono Ciao qua. Emanu! No. Buonasera. Ehi, Filù. Allora. Guarda che carrellata, ragazzi. Guarda, no, ma Emanu con la maglia del Pisa. Oh. Guarda quello. Guarda, guarda. Anche. Emanu numero uno, veramente. Ragazzi, stasera sarà una serata, secondo me, Ma gliel'hai incredibile. regalata te, Dario? No, perché lui ha giocato, Emanu ha giocato nel Pisa Beach Soccer. E c'è anche Ah. Kevin. Kevin. E, Nadia, di questa cosa. Kevin, ti vuoi unire? Non ti sento, Dario. Chiedi a Kevin se si vuole unire a noi. Kevin, veux savoir si Dario veut savoir si tu veux t'unir avec nous pour l'émission. Così si fa una cosa veramente incredibile. Gli mando il link, guarda. Kevin è Kevin Barb, che è un altro dei Kevin, giocatori. Kevin è uno dei giocatori della non so FB. se mi sente Kevin. Sì, ma gli ho mandato io il link, gli ho mandato. Dove sei, Kevin? Se tu veux. Si tu veux partecipare. Ok, devo scrivere. Rejoindre, addirittura so anche rejoindre. Bravo. Allora, iniziamo perché sennò Filù, poverino, non capisce. Emanu, l'italiano lo capisce, Filù no. Allora, io direi di iniziare. Siamo entusiasti. Saluto Michele che è già arrivato. E sono veramente entusiasti di questa cosa, poi insomma appunto lo sapete, l'ho già detto, l'amore per Tahiti è gigantesco, quindi sono veramente al settimo cielo. E iniziamo da Filù. Allora, Nadia, sei pronta? On va commencer avec toi, Filù. Sono pronto. Ok. Tamas. Je vais dire le questions italiennes e Nadia le va a traduire en français, ok? Bon. Allora, iniziamo da una domanda di rito. Filù, riesci a vivere giocando a pallone oppure no? Riesci? Non ti sento bene, Dario. Riesci a Riesci? vivere giocando a calcio oppure no? Il voulait savoir si tu arrives à vivre avec le foot ou tu es obligé de faire quelque chose d'autre comme travail. Oui, à part le sport que je pratique. Il y a le travail à côté. C'est vrai que là, j'ai un emploi. Et ici à Tahiti, pour travailler, pour vivre. Pour vivre. Ovviamente no, deve fare un altro lavoro per poter sopperire, insomma, a tutti i bisogni, Chiedigli che perché lavoro non c'è la fa. possibilità. E quel lavoro tu fai après les match? Beh, je suis magasinier. Dans une entreprise où on fabrique du plastique. Fai il magazziniere in una fabbrica dove producono plastica. Capito, ragazzi? Allora vi ricordo, giusto per dare qualche numero, che Fidù l'anno scorso ha fatto 54 gol, cioè 54 gol in tutte le competizioni, come solo Lewandowski ha fatto. Quindi stiamo parlando di uno dei più grandi marcatori che attualmente giocano a calcio ed è costretto a fare il magazziniere per vivere. Io credo che questa sia una roba da sottolineare tante volte, per capire che a volte nascere dalla parte più fortunata del mondo ti aiuta,
a raggiungere certi sogni, sostanzialmente non è retorica, è proprio un dato di fatto. Se Filù o anche Emano, perché Emano è un fenomeno, poi dopo si parla anche di Emano, fossero nati da questa parte del mondo, probabilmente oggi staremmo parlando con dei professionisti del calcio, insomma, questo lo dico senza aver paura che qualcuno possa controbattere su questa cosa. Filù, chiediamogli a Filù, quest'anno dove gioca, chiediamogli dove gioca e quando è che ha cominciato, che ha capito che il calcio era il grande amore della sua vita. Donc il voudrait savoir où tu joues, dans quelle équipe. Ah, je joue ici à Tahiti, dans le club de l'AS Venus. J'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance dans ce club. Quindi lui nell'AS Venus, dove lui ha passato veramente già dall'infanzia in questa squadra, insomma. Non mi ricordo, Dario, volevi sapere anche? Sei scandalosa, Nadia, quando ha capito... che vado apposta, sei scandalosa. Mi sento malissimo. C'è un uccello tropicale incredibile a casa di Filù che fa un casino incredibile. Allora, l'altra domanda era quando ha capito che il calcio era il suo grande amore. E donc il voulait savoir c'est quand et comment tu as compris que le foot en fait c'était ta passion et ton grand amour. Et que tu voulais faire ton métier en fait. Ah, depuis petit, hein. Depuis que j'ai commencé le football. Depuis toujours, en fait. Ouais, depuis toujours. Dice, da quando è piccolo, da sempre. Da sempre. Chiedigli se ha mai pensato di andare a vivere in Francia per provare a fare il calciatore. Et il voulait savoir aussi si tu avais déjà pensé à aller en France, enfin en métropole, pour essayer de faire le footballeur professionnel. Ouais, j'avais cette idée en tête quand j'étais jeune. Après, c'est difficile d'aller se faire remarquer là-bas parce que si on n'a pas vraiment les moyens, à part quand tu joues en équipe nationale. Où tu vas jouer en France et là t'as la seule possibilité de te faire remarquer. Quindi lui aveva pensato di farlo, però è molto difficile, anche perché è difficile farsi notare per entrare in una squadra nazionale, insomma, nella nazionale. Sì, no, ricordo che il sistema francese in realtà così lo spiego un attimo a chi non lo sapesse. Funziona con le accademie, è un po' diverso dal sistema italiano dove ci sono le squadre che hanno le proprie giovanili e quindi li tirano su. In realtà in Francia ci sono una serie di accademie, sono alcune, non si sono in tutta la Francia, e non è affatto facile riuscire a entrarci dentro. Bisogna avere un po' di spintarelle e un po' di aiutini. Questo me l'ha detto qualche giovane giocatore che ha avuto la fortuna di entrarci. Quindi ovviamente per un ragazzo che viene da Tahiti non è affatto semplice riuscire a fare questo passo, insomma. E mi chiedono, perché noi abbiamo una ditela questa cosa, noi abbiamo una community sulla pagina che ci segue molto e che sa un sacco di cose, quindi abbiamo tante domande già per loro. Diglielo a Filù, vai. Abbiamo tante domande dalla community, Nadia. Allora, il y a la community qui veut te poser beaucoup de questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre en ce moment et donc ils ont déjà préparé des questions pour toi. Tu es prêt. Allora, la prima è, e questa la facciamo subito anche a Emano, così rispondono tutti e due, questo è proprio facile, cosa pensano della presenza francese in Polinesia? Donc tout le monde veut savoir ce que vous pensez de la présence française en Polynésie. Filou. La présence des Français ici, ça ne change pas notre façon de vivre. Hein. On les accueille comme ils viennent et on les accepte comme on est. On est tous français.
quindi dice che non ci sono problemi, che sono ben accetti e che non, la presenza francese non cambia in nessun modo il loro stile di vita. No, qua non ne frega nulla. Emanu, tu che dici? Io penso uguale, però il francese, quando vieni a Tahiti, loro vieni di prima solo per lavoro e poi non c'è più lavoro per gli tahitiani. E questo è un po' difficile per accettare, no? Però io, che vuoi fare? Siamo, no? E dobbiamo fare così. Ragazzi, c'è un casino, Filo, c'è un casino incredibile. Allora, Imano, andiamo da Imano. Allora, Imano, lo presento un attimo. Imano, ragazzi, abbiamo qui a Filù, fenomeno del calcio a 11. Imano è uno dei giocatori più importanti della storia del beach soccer. Anche qui non penso di avere nessuno che possa dire altrimenti. Nel 2015 Imano Taiarui ha vinto, non leggo la memoria, ha vinto l'MVP come miglior mondiale di beach soccer. Italiani, portoghesi, spagnoli, questo ragazzo di Tahiti è stato il miglior giocatore del mondo. E Tahiti, vi ricordo, la bimba di Pilu fa un casino. Diciamo Pilu, ma qua, ma tu... ora parlano in tahitiano. Allora, dicevo, ricordiamo che Tahiti è arrivata due volte in finale nel campionato del mondo, nel 2015 e nel 2017. Ahinoi, hanno perso entrambe le volte. Però insomma, è arrivato in finale. Ora dopo si fa vedere anche qualche bella immagine di rovesciate, robe incredibili. E tra l'altro mi sembra che anche Filù abbia giocato all'ultimo mondiale. Hai mano? Sì. Nel 2019 anche Filù era nella nazionale di beach soccer che ha giocato il mondiale in Paraguay. Non è andata benissimo, magari dopo ne parliamo. Continuiamo con le domande perché i nostri amici sono veramente incredibili. Allora, qualcuno dice di controllare a Filù l'armadio, che non ci sia Martin Bueno nell'armadio come l'altra volta. E poi Michele chiede: come hanno vissuto a Tahiti la vittoria della OFCC Nations Cup del 2012, quello che gli ha permesso di andare a fare la Confederation Cup? Io ricordo a tutti, nel 2012 Tahiti in maniera incredibile, inaspettata, riesce a vincere la Coppa, come si può dire, sostanzialmente l'equivalente dell'Europeo, la Nations Cup oceaniana, e va a giocarsi la Confederation Cup in Brasile nel 2013. È una cosa incredibile. E non so, Emanu, te c'eri? No, te non c'eri, non però Filù c'era. Non sono, perché abbiamo anche la preparazione Tahiti 2013. Esatto, 2013. C'eri nel 2013. E siamo in Svizzera per due mesi. Facciamo la preparazione e questo momento Filù con la nazionale di Tahiti di calcio 11 fai anche la preparazione per il torneo oceano, yeah. E il Brasile. Grande mano. Chiediamolo a Filù, com'è stata questa esperienza alla Confederations Cup nel 2013? Vai Nadia. Il voulait savoir comment c'était, ça s'est passé le championnat en 2013. Ah, c'était en Brésil. En Brésil. Ouais, c'était des moments inoubliables.
en tant que footballeur amateur, c'était un rêve, on va dire, hein, qui s'est réalisé d'aller dans le monde, dans le pays du football. Et ça, on ne peut pas oublier ces moments-là. C'était très top à vivre. Dice che quindi per lui è indimenticabile arrivare a questo livello, dato che è un calciatore semiprofessionista e che quindi è un momento indimenticabile. Però chiedigli se ci racconta qualche aneddoto, perché è un po' laconico Filù, non chiacchiera tanto. Non chiacchiera molto, è vero. C'ha qualche aneddoto, e Manu dopo lo coinvolgiamo. È un po' più brioso, grande mano. Si, tu ha qualche aneddoto o souvenir in particolare? Ah, oui, j'ai un très grand souvenir, même avec Luis Suarez, quand on jouait contre l'Uruguay, de le voir de moment, parce que c'est quand même un grand attaquant mondial. Et moi, en tant qu'attaquant, dès que je l'ai vu, j'avais presque les larmes aux yeux. Quindi dice che quando ha giocato contro l'Uruguay, ritrovarsi davanti a Suarez, dice per lui è stato un momento veramente grande, perché per lui è uno dei suoi calciatori preferiti, e quindi insomma era molto emozionato e aveva anche le lacrime che gli venivano agli occhi di dover... Noi facciamo vedere questa cosa, perché siamo preparatissimi. Ah. Se sa. Oui, se sa. Suarez e Filù, giovanissimo, perché si parla di 7 anni fa, e quindi giovanissimo, insomma, Filù è del 92, mi sembra, e quindi, insomma, eccolo qua con Suarez, vedete, entusiasti, scambiano la maglia con Suarez. Bei momenti, vero? Ridiglielo, bei momenti, vero? Nadia, mi senti? Mi sento malissimo. Ma come mai? Perché a Luca fa schifo la connessione. Non lo so. Si sente meglio a Tahiti che a Luca. Infatti. Cioè. Sì, è vero. Stavolta il problema viene da Luca. Allora, chiediamo di affidare a Filù se ha qualche altro aneddoto. Cioè, com'è stato per lui, appunto, per loro? Come se la sono vissuta questa grande esperienza? Donc, il veut savoir si tu as d'autres souvenirs et comment vraiment vous avez vécu cette expérience. Ah, les souvenirs, on a plein, mais c'est pas tellement que t'arrives pas à tout détailler. C'était des moments inoubliables pour un footballeur amateur comme ça. Être au Brésil, de voir aussi le Maracana, d'entrer dans le stade avec du monde comme ça, c'est magique. E che quindi dice per lui entrare nello stadio del Maracana con tutta la gente, con lo stadio strapieno, sempre per un semiprofessionista è qualcosa di veramente indimenticabile, inoubliable, ha detto, una parola francese meravigliosa, inoubliable, indimenticabile, proprio molto inoubliable. Sì, perché a Tahiti, quando la National o il club giocare dentro il stadio, siamo solo 50 o 100 persone dentro il stadio. quello è il difference in Brasil, penso io, non lo so quando persone lì per guardare il partito, però... Ma quante persone ci sono in uno stadio come il Maracanã? Quante persone il Maracanã? 100.000. Ora un po' meno, ora 80.000, però 100.000. Cioè, in realtà, quando era in piedi, cioè quando i posti erano in piedi, il Maracanã detiene il record mondiale di presenza, che credo sia 145.000. Penso sia una cifra enorme così. Oggi ne fa 80.000, ma comunque è uno degli stadi
più importanti del mondo, insomma, Maracanã lo conoscono tutti, insomma. No? Io volevo far vedere questa cosa, visto che siamo così, poi se avete altre domande, fagli questa domanda mentre io preparo questa cosa, anche a Imanu, ovviamente. Da francesi, perché siete francesi anche, no? Potreste vivere in Europa senza limiti di tempo, girando per gli stati come siamo noi europei, no? Poi voi potete muovervi liberamente in Europa. Il dit, bien entendu, en étant français, vous pouvez vivre en Europe comme vous voulez, tant que vous voulez. Et vous n'avez aucune limite de temps. C'est nous? C'est nous? C'est moi ou c'est Manu? Non, il voulait savoir. Pareil, pareil, pareil. Yo. Vai, a Tahiti abbiamo il passaporto francese e abbiamo anche la carta di identità di Tahiti, però per il volo non possiamo prendere questo identificato, dobbiamo prendere il passaporto originale. Che è francese il passaporto. Sì. Ecco, vedi. Sì. Quindi non c'è una doppia nazionalità. La nazionalità è francese. Sì. Sì. Ecco, questa è una cosa che ad esempio non si capisce tanto. Siamo francesi. Francesi. Sì. Quindi ora sei un francese in Francia, Emanu. Sì. Io non ho sentito cosa hai chiesto. Io voglio far vedere una cosa a Emanu e a tutti i nostri amici, che è questa. Emanu, guardala come sei bello. Oh. Quello davanti a tutti è Emanu. Bellissimo. Come il guida, capitano, per guidare il barca. Quella è l'Aca, perché anche Tahiti, la nazionale tahitiana, fa l'Aca prima di giocare. Come diceva adesso Emanu, essendo il capitano della squadra, lui guida l'Aca. Cosa dite nell'Aca, Emanu? Cioè, le parole, cosa dice l'Aca? Sì, perché c'è tanto differenza per il rugby, c'è differenza per il beach soccer, c'è differenza anche un'altra modalità, però io diciamo il Dios che viene dona una mano a noi sul campo per tirare il pallone, per fare una rovesciata, però tutti questo David Touch. Sì, facciamo prima di partita per far venire il, non lo so come si dice, power in English, il potere, la forza. Sì. Grande, bellissimo. Uh-huh. E qui facciamo vedere un altro bel video, tanto siamo qua in amicizia, così un altro bel video di Emanu, così vediamo anche un po' il beach soccer. Okay.
Io sono giovane, è lì giovane Manu, eh? guarda là che rovesciate, ragazzi. Qui vediamo un po' le immagini. Qui vediamo un po' l'allenamento del beach soccer. Numeri su numeri. E la grande Rove, Siamo tornati qui, Emanu, insomma, che effetto ti fa rivederti, eri giovane, Sono giovane. Ma insomma, come dicevi nel video, dopo questo premio hai cominciato un po' a girare, però, dai, sei venuto anche a Pisa. Mi sentivo. Sei venuto a giocare anche a Pisa, dicevo. Ah, sì, ha giocato 2 anni, sì, con il Pisa. Due fratelli che abitano lì, che sono le Marucci, che investito per giocare per loro. E poi io, è una bella esperienza per me di giocare in Italia, perché in Italia sono fortissimo. Il campionato per me è il campionato più forte del mondo in Italia. Ma lì giocavi e basta, però. Adesso no, dicevo a Pisa, no. A Pisa giocavi e basta, non c'avevi un altro lavoro. Ah, no, solo per giocare. Sì. Per 2 mesi poi ritorni a Tahiti o vieni qua in Francia o in Svizzera per giocare. Sì. E ora dove stai te, Emanu? Dove abiti ora? Dove vivi? Ora io vivo a Francia, in Alsace. Sei vicino di Svizzera. Anche te come Filù lavori, non giochi a pallone e basta, ma c'è un lavoro. Che lavoro fai, Emanu? Sì, io con il beach soccer è difficile per vivere. Dobbiamo fare anche con Filo. Io dove lavoro, anche lavoro per vivere. Che lavoro fai, Emanu? Io faccio il tubi per l'acqua in casa. L'idraulico, penso, sì. Le plombier. Con plombier? Io però... Travaglio con plombier? Il grosso tubo, non quello piccolo.
Sì, quelli grossi, quelli grandissimi, ma. Meglio quelli grossi. Che faccio io. Grandissimo. Grazie, se hai qualche domanda così gliela facciamo. E io invito di nuovo sì. i nostri amici a fare domande. È una serata incredibile, veramente. Io sono estasiato. Vai. Sì, volevo sapere come quanto scusa. Riuscivano ad allenarsi. In che senso, Fra? Mi senti ora? Sì. Quante volte a settimana riescono ad allenarsi? Se tutti i giorni, se invece fanno... Quanti allenamenti fanno? Il voulait savoir, vu que vous devez faire un deuxième travail en dehors du sport, il voulait savoir oui. combien d'entraînements vous faites par semaine. On fait... Tout dépend du match du week-end. Si on joue le vendredi, on fait 3 entraînements par semaine. Et si on joue le samedi, on fait 4 entraînements par semaine. Quindi fanno, dipende se giocano il venerdì o soltanto il sabato, tutti e due i giorni, quindi fanno da 3 a 4 allenamenti a settimana. E te, Manu, anche te 3-4 allenamenti alla settimana? Sì. Io poi, anche. Manu, mi raccontavi ieri che alleni anche, fai anche l'allenatore quest'anno. Sì, io fai già 3 anni fa. Io ho fatto allenamento e giocare anche. Fenomeno. Allora però facciamo vedere ora una cosa a Filù, perché se no abbiamo fatto vedere solo Emanu. Ecco qua. Questo è Filù che fa gol di tacco, eh? Vediamo. Grande gol di tacco, grande gol di tacco. Lo rivediamo. Grazie a tutti, come dicono i commentatori in inglese. Filù, sei qua. Nadia, era lui. Oui, c'était Filou, mais moi je n'entends rien, non sento niente. Grazie, a Luca è una cosa incredibile, non ci può fare. Risparmiano anche sulla rete. Devi alzare il volume. al massimo, frizzica, andate e venite, non, come se fossi io a Tahiti. Attenzione, Filou si sposta, se ne va. Va a vedere se Marte non è andato. Vuoi dire ai bambini? Continuiamo con le domande, Francio. Qualche altra domanda, ragazzi? Se hanno domande, tra l'altro, siamo a 15 visualizzazioni stasera. Veramente, secondo me, c'è anche qualcuno da Tahiti. Chiediamogli un po' di cose scottanti a Filù. Questa cosa del campionato che è stato deciso a tavolino, che ha vinto Pirè. Filou. Vai, Nadia. Donc, il voudrait savoir des choses un peu plus piquantes. Parce que Dario pense que le championnat était tout organisé pour savoir qui allait gagner le championnat. Il veut savoir si tu penses toi aussi que tout a été organisé. Je sais pas comment vous répondre, mais je pense pas qu'ils soient organisés parce qu'apparemment il y a eu accord, ils ont convoqué tous les présidents de chaque club et il y a eu un vote. Et la majorité a voté pour l'arrêt du championnat et donné le titre à la Spire qui était leader du championnat à 3 journées de la fin. 3 journées de la fin. Quindi anche lui pensa che sia stato tutto organizzato, dice perché tutti i presidenti hanno votato di interrompere il campionato
alla penultima giornata dalla fine. A tre giornate. La questione è stata questa, che due settimane fa, no, meno, 10 giorni fa, c'è stata una prima riunione con i presidenti e il presidente federale e la commissione, le COMEX, come lo chiamano loro, e hanno deciso di sospendere il campionato e avevano deciso di far giocare le prime tre in classifica fra di loro per decidere chi andava poi a giocare nella Champions League oceaniana. L'altro ieri, il 23, anzi, quindi 5 giorni fa, dopo che l'alto commissario aveva deciso che si poteva rifare tutte le attività sportive a Tahiti, tutte le aperte, allora il presidente federale ha riconvocato i presidenti. E in questo caso, e ieri è uscito un comunicato in cui a Pirè è stato assegnato il titolo a tavolino. Pirè e Venus vanno in Champions League e non mi ricordo se la terza è Dragon, mi sembra. E Dragon finisce, non mi ricordo se è Centrale o Dragon, allora dopo si controlla, finisce in Coppa di Polinesia, in Coppa di Francia, al 7-1 della Coppa di Francia, perché come raccontavamo l'altra volta, le squadre francesi, le squadre polinesiane possono giocare nella Coppa francese, perché è aperta a tutti. Detto questo, la questione è che Pirè ha giocato una partita facendo giocare dei giocatori che già ne avevano giocata un'altra, e quindi sono sotto il controllo sono sotto giudizio, rischiano di perdere 4 punti, quindi è un bel casino. Questo era un po' per spiegare la situazione a tutti. Emanu, te dove, in che squadra giocavi? In che squadra giocavi a Tahiti, Emanu? Scusa? In quale squadra giocavi a Tahiti, Emanu? Ha giocato anche per il Pirè. Mannaggia, Io sono campione anche. È campione a tavolino. Ha giocato anche a Espire. Bravo. Ora mi senti meglio, Nadia? Mi senti meglio ora? Sempre uguale. Ah, ma perché ho sta perché? Ho capito perché. Aspetta, è colpa mia. Si era colpa tua dopo mezz'ora. C'ho il microfono staccato. Ah, eccoci. Ora dovrebbe. Ecco. Quindi non mi ha sentito praticamente nessuno anche da fuori. No, si è sentito. No, però ora mi sentite? Ora mi sentite? Sì. Ora c'ho il microfono. Allora. Ragazzi, se ma c'è un frizzio, c'ho un frizzichio. Ma quello perché è colpa tua, stai a Luca. Ma quella è la primavera. Grazie. E devi bere birra corsa. Luca, è tanto bella. È la birra corsa. Allora, sì. Chiedono, Gianluca chiede, quante divisioni ci sono a Tahiti? Quante divisioni? Ok, quante serie, cioè il campionato, cioè c'è la Serie A, la Serie B. E come funzionano le promozioni e le retrocessioni? Allora, a Filù? Sì, a Filù, poi a Emanu gli chiede un'altra cosa sulla Francia. Ok, allora, io vorrei sapere, Gianluca, combien il y a de divisions a Tahiti? Si le divisions, elles sont comme en Italie ou comme en France en général? Se ci sono... Sì, a Tahiti abbiamo due divisioni, enfin, on appelle ça des ligues, la Ligue 1 e la Ligue 2. On a dit que la Ligue 1 est, par rapport à la France, on a dit que c'est au niveau CFA, CFA 1, CFA 2. Et la Ligue 2, c'est un peu plus quoi. Bye bye, Nadia. Quindi ne hanno due soltanto, e che funzionano, hanno nomi diversi che si chiamano ligue, ma funzionano come quelle francesi. E diceva anche il livello italiane, che era simile, mi sembra, al quinto livello francese, mi sembra di aver capito, e mi sembra più o meno si abbia detto quello. E le retrocessioni, ve le dico io, sono due squadre che retrocedono e due che salgono, funziona così, che retrocessione e promozione. Poi in realtà la FTF gestisce tutta la Polinesia francese, e c'è anche la Ligue de Murea, c'è anche campionati delle altre isole, o quantomeno anche nelle altre isole, perché Tahiti
è una delle isole che fa parte della Polinesia francese, la più grande, la più abitata, però ci sono anche altre isole, e poi infatti giocano tutte insieme contro nella Coupe de Polynésie, che è la coppa che comprende tutte. Emanu, ho studiato, eh? Che giocano tutte insieme, tutte la coppa. Poi tra l'altro fanno una cosa, chiedigli come funzionano i giochi, quelli che, come si chiamano, Emanu? A Tahiti fate anche tipo dei giochi olimpici delle isole, come si chiamano? Marquise. No, fate tipo giochi olimpici, giochi delle isole, come si chiamano? Jeux des îles, come si chiamano? Dario domanda, qui ha des jeux comme des jeux comme des jeux olympiques, mais de la Polynésie. Ah, oui, savoir oui. Comment fonctionnent ces jeux. Ouais, il y en a, ça s'appelle le Challenge Alphonse Grec. Et ça, c'est toutes les îles qui participent, toutes les îles de la Polynésie, que ce soit Marquise, Austral, tout. Toutes les... Quindi questi giochi sì, effettivamente esistono e partecipano tutte le isole della Polinesia. Che sono moltissime, meravigliose, straordinarie, insomma. E chiedono, Ugo chiede, se Emanu e Filù conoscono il portiere del Tiare Tahiti. Lo conoscete? Donc, vous savez... Si vous con... Mi sentite? Nadia, sì. Io non vi sento per niente, insomma. Quindi Ugo, Nadia, sapere... Nadia, scusami, prova a uscire e a rientrare. Prova a uscire e rientrare. Emanu, intanto rispondi te. Lo conoscete il portiere? Perché a noi è rimasto, ai nostri spettatori è rimasto molto simpatico, perché è grosso, però è bravo. Sì. Bravo, come si chiama? Comment s'appelle le gardien de Tiare Tahiti? Salut gros. Ouais. Si, comment s'appelle? Si, je sais pas comment il s'appelle. Ah, bon, si chiama, come si chiama? Ha detto che non lo sa, però ha detto Legro, perché anche lui ovviamente insomma, si qua sopra, no. Ma come si chiama? Ma gliel'hanno fatto go? Michel, ah, voilà, Michel. Si chiama Michel, ragazzi, come Platini, ma go gliel'hanno fatto. È un po' più grosso. Platini, però è l'ha scritto anche Kevin, guarda, Kevin Barb, se tanto ho venuto alla chat. E Kevin ha scritto che si chiama Michel. Kevin, come s'appelle son prénom? Michel e après? Michel? Anche Rico c'è anche Rico a ring. Attenzione, ragazzi. Sono tutti i giocatori di Tahiti presenti a vedere la diretta. Bellissimo. Michel Manea si chiama. Michel Manea. Grande Rico, ragazzi. Ragazzi, stasera ve l'ho detto. Grande, bellissimo. Emanu. Ma ora te rimani lì per qualche anno, se pensi al tuo futuro, che cosa succede nel tuo futuro? Rimani lì, torni a Tahiti? No, io penso che per il momento io rimani lì, per lavoro ancora un po', e aspettato mio due figli, io tengo due figli qua, uno che tiene 15 anni e l'altra 13 anni, e giocare anche io penso che giocare migliore che me. Accidenti. Al calcio. Sì, però io voglio anche mettere tutti e due figli dentro una squadra fortissima, e poi vediamo se vai professionali o no. Lo speriamo, glielo auguriamo. On le souhaite, come si dice in francese, baguette souhaite, è un po' così. Grande mano, ragazzi. Filù invece che dice, insomma, cosa chiede? Nadia, se mi senti, cosa vede nel suo futuro Filù? Rimarrà sempre a Tahiti? Va a vivere da qualche altra parte?
Alors, Dario, voudrais savoir ce que tu comptes faire dans le futur pour le foot, si tu comptes rester à Tahiti ou venir en Europe. Bon, déjà là, j'ai à l'heure actuelle, j'ai 28 ans maintenant, j'ai une petite fille, j'ai un boulot, j'envisage pas faire autre chose, aller en Europe par exemple, jouer. C'est très difficile en ce moment, parce que je pense que j'ai plus l'âge d'aller jouer en Europe. Je pense finir ici chez moi à Tahiti. No, dice che pensa di rimanere a Tahiti perché ormai dice ho 28 anni e quindi è un po' vecchio e È un po' per vecchio. infatti Ma no. per venire a tentare insomma l'avventura sportiva in Europa, dice poi ha una bambina, una famiglia, un lavoro e che quindi in questo momento insomma è molto difficile e quindi pensa di rimanere a Tahiti. Chiediamo questa cosa bellissima. Kevin Barb mi ha scritto in privato, mi sta scrivendo su Messenger. Ho provato a far venire anche lui, ma si vergogna, è timido. I let him id, Kevin. E quindi no, ha detto di no, però ha detto di chiedere a Filou se ci porta tutta la S Venus in diretta. Vai, Nadia. Vogliamo tutta la S Venus in diretta. Ora te lo scrivo, Nadia. Quando? Oh. Adesso? Adesso no, lo organizziamo per Una bene. volta? Domani Io mattina. Stasera no, ma domani mattina sì. penso che sia. No, Emanuele numero uno. Ma fagli quella domanda lì, Nadia, che t'ho scritto. Donc, il voudrait savoir s'il pouvait avoir tout la S Vénus en direct ici, quoi. Comme ça. Une prochaine fois. Une prochaine fois, ouais. Ok, ben je vais essayer Voir de tout le le monde. cazzo essayer fantastico, de le demander. veramente, cioè. Ah, super, se Applausi. ti sei organisé, c'est super. Quindi certo, cerca di organizzare con tutta la squadra. Salutiamo intanto Luca Teolato, portiere in C2 della Tivoli che ci segue, che è in diretta con noi. E io ragazzi continuerei tutta la notte, lo sapete, poi insomma, cioè, dire. Ragazzi di Tahiti, ma andiamo più nel Emano. Cos'è che ami di Tahiti? Dai, perché un consiglio, perché bisogna andare a vivere a Tahiti? Io o No, te? noi, secondo te, se tu lo dovessi dire a qualcuno europeo, perché bisognerebbe andare a Tahiti? Io perché c'è la playa, la C'è la spiaggia, c'è la spiaggia, Perché poi Emanu fa anche surf. pesce. Fai Ah surf, sì? no? Sì, anche pescatore. Anche pescatore, Sei ragazzi, ma un brutto. fenomeno. Ha Ma fatto quando gioca a pescatore pallone? 15 anni e poi vieni qua in Europa per vivere. Porca miseria. Quindi perché a Tahiti? Chiedilo a Filù, Nadia, come mai bisogna andare a Tahiti? Filou, il voudrait que tu nous donnes une motivation à tous pour venir vivre à Tahiti. Pourquoi il faudrait venir à Tahiti? Qu'y a-t-il de si beau pour venir à Tahiti? Ah, il y a le soleil et la mer. C'è il sole e il Ma mare. Filù veramente, cioè, incredibile. Il resto C'è anche il Done. c'è anche le donne, giustamente. Ecco. Ma Beh. c'è anche le donne. Vabbè, no, però C'è quelle ci molta sono un po'. sirena lì a Tahiti. Ah, ecco, vedi. Infatti, Martin era nascosto nell'armadio per quello, lo sapeva anche lui. Ma lì piove, però ci sono anche le piogge tropicali, Manu. Sì, c'è anche il piove, però quando piove siamo anche caldo.
No, è caldo come uguale. In Europa. In Europa quando piove sei freddo. Lì dove stai te è freddo, Manu. Sì. Però a Tahiti quando sei forte... Oh, si è bloccato, Manu. Cazzarola. Che dirà Filù, ma ora vai al mare, chiediamolo, Nadia. Se Filù... Oui. Dimmi, Dario. Io sì, non chiedi sento se niente, va al mare, dimmi... se va al mare. Ora. Alla mer. Il veut savoir si en ce moment c'est la saison pour aller à la mer. Et si tu vas à la mer ou si tu fais du surf, toi aussi. Ah oui, oui, là, c'est la saison pour aller à la mer. Il fait beau, il fait un peu, il fait, on va dire 30 degrés. Ça va? 32. Ah, miseria, 30 quindi gradi. In questo momento sta andando al mare, un periodo buono, perché più o meno... No, noi gli stiamo impedendo, gli stiamo impedendo di andare al mare. 30 gradi. Ma invece volevo sapere un incitamento in tahitiano, Emanu, tipo un incitamento di un augurio di buona fortuna. Fai toito ragazzi, fai toito, deve diventare il nostro mantra, fai toito. C'è anche il bimbo di Filù. Sì, ce n'è più di uno che ha fatto la sirena. Sì, salut, ecco. Ciao bellina. Allora, due domande per loro. La prima è allora, il presidente della federazione tahitiana, non quello di ora, il precedente presidente, è stato bannato dalla FIFA per corruzione, perché era uno di quelli che era nello scandalo di Blatter, dei mondiali del Qatar. Furono beccati tantissimi presidenti delle federazioni oceaniane, quello di Vanuatu, quello di Tahiti, quello delle Salomone, insomma, scoppiò un bel casino. Lo conoscevate? Che cosa pensate della corruzione che c'è laggiù? Cioè, la corruzione è andata via o c'è ancora? Emanu? Io penso che c'è ancora. C'è ancora. C'è ancora perché tutti vuoi soldi, capito? Io penso che c'è ancora. C'è molto, molto, molto soldi. C'è tanto soldi dentro la FIFA. Io. E tutti vogliono quello soldi. Io. Però... Ma il presidente... Scusami, però. Emanu, il presidente di Tahiti, no, della federazione, come mai... ha accettato queste mazzette, si sapeva che era corrotto. Quello vecchio presidente. Si sapeva che era corrotto, voi lo sapevate che era corrotto. Sì, però quello presidente sono il miglior presidente che abbiamo in Tahiti, perché lui fa tutti per il calcio polinese, tahitiano. Però io, quando tu fai una cosa così, lavoro con il persone che hai tanto soldi, tu vai anche dentro, capito? Sì, sì, certo. Però non so come si dice, però io conosci quello presidente, io conosci bene. Il presidente perché vecchio era anche il vicepresidente della federazione oceaniana, quindi era a stretto contatto col presidente dell'OFC che è stato indagato per corruzione, anche il presidente della federazione italiana ha preso 8 anni di ban per corruzione, quindi insomma l'ha fatta un po' grosse. Chiediamo a Filù un po' di questa cosa, Nadia, della corruzione.
Donc, Dario parlait de, des présidents des fédérations qui étaient corrompus et qui avaient l'ancien président a été enlevé. Quoi. Et il voulait savoir si encore aujourd'hui, selon toi, il y a de la corruption au niveau des présidents de la fédération ou si aujourd'hui le problème s'est réglé. Moi, je ne pense pas que le problème soit réglé. La corruption, il y aura toujours. Quel que soit le président qui sera, mais il y aura toujours la corruption, je pense. Ça. C'est pas. Oui, pense que. C'est pas possible de le régler, tu penses. Ouais. Mais pourquoi tu penses que c'est pas possible de le régler? Ben, il y a toujours des favoritistes. On va dire ça comme ça. Le président, il a toujours son favori et on ne pourra pas changer ça. Dice che ovviamente non, il problema della corruzione anche con i nuovi presidenti, insomma, non ha smesso e pensa che non smetterà per ragioni di soldi e anche perché ci sono anche forti favoritismi con altri, insomma, squadra giocatori. Bel casino, eh? È complicato. Francia, qualche domanda anche te, e poi andiamo. Sì, verso volevo la domanda di Ugo. Te. Vai, grazie. Ma vai, Francia. Volevo vai. Sapere un po' le loro caratteristiche tecniche, insomma, quali sono i loro punti di forza quando giocano, ecco, dove si sentono veramente forti. Scusa, io non li senti. No, si sente veramente male. Allora, mi senti Emanu? Sì. Allora, Francesco chiedeva se tu ti dovessi raccontare come calciatore, no? Quali sono le tue caratteristiche tecniche? Quali sono? Sei un giocatore veloce, tecnico, picchi tutti, sei sempre espulso? Questa è una punta. Magari non ci sente bene. Non sente forse. Non si sente. Ma a come chi non manda si sente? A me? Sì, a te Manu, vai. Si conosce un giocatore? No, te che giocatore sei? Ah. Non capisco perché non. Io sono un giocatore con il fortissimo mentale. Tutti che ce l'ho io. Il mentale. E invece Filù, Nadia, chiediglielo un po'. Nadia, non siete più. Filù, se ci deve. Esattamente, però una segatura l'ho sentito. Il voulait savoir si tu devais te définir comme joueur, si tu es plus tactique ou mental ou rapide. Ouais, on va dire rapide. Pour moi, c'est ma qualité première, c'est ma vitesse qui fait la différence. È così. Secco e duro, Filù. Anche lui dice che è più mentale. Secco e duro, Filù. Poi ultima domanda, direi. Chiedono, Ugo chiede, che salutiamo ovviamente tutta la nostra community, stasera è stata particolarmente presente, a quale calciatore si ispirano e se seguono il calcio europeo? Donc, il y a Ugo qui voudrait savoir a quel joueur tu t'inspires. Et si tu suis le foot européen? Ah oui, je suis sûr que je suis le foot européen. Et le joueur qui m'inspire, c'est Lionel Messi. C'est mon idole. Alors, si, certo, segue il calcio europeo. Et ton joueur préféré, celui auquel tu t'inspires? C'est Lionel Messi. Lionel Messi, c'est la fâche. Nadia la potete sapere anche te. E Manu? E anche Lionel Messi.
Anche te, capito che è facile, sì, è facile. E, che, e per quale squadra europea ti fate? Emanu. Barcellona. Barcellona, capito, Fabio. Che... Aspetta, aspetta, ma perché te ci hai giocato, Emanu, anche nel Barcellona? Sì, ha giocato anche il Beach Hockey. No, ma diciamolo, ragazzi, guarda che Emanu è un fenomeno, eh. È un fenomeno vero. Io sono anche... Barcellona Beach Soccer. Campione del mondo del club. Campione del mondo di club, Emanu, ragazzi. Con FC Barcellona. Non lo vorrei, ma... e fa l'idraulico dei tubi grandi in Francia. Allora, lasciamo perdere. Filù, vai, Nadia, chiediglielo a Filù. Filù, c'è supporter di quale equipe europea? Barcellona. Ragazzi, no, tutto uguale. Però aspetta, scusa, sono francesi, sono francesi, dovrebbero tifare una squadra francese. Cosa voglio dire, hai due tahitiani o una corsa? Cosa puoi dire? Ma io glielo dico apposta, no, diglielo, diglielo. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mbappé, Mbappé. Mbappé, se per cose, se buon. Ma quindi scusa, al mondiale hanno tifato per la Francia, hai tifato per la Francia, Emanu? Al mondiale? Sì, sì, sì. Sì, oh, sì, sì, per davvero o insomma? No, no, vero, vero. Filù. Ah. Oui. Filù, per il mondiale, quelle équipe tu as supporté? La France. France ou une... La France? Oui. No, pas l'Argentine, eh? Pas l'Argentine, eh? No. L'Argentina. Se differenze con la nazionale, con il club, no, certo, è ovvio. Sì. Anche noi tifiamo l'Italia, insomma, no, tifiamo l'Italia. Tifiamo l'Italia. Ti domandano, questo è difficile, eh? Nadia, scrivi, questo è, scrivitela perché questo è difficile. No, è difficile, è difficile. Da ricordare i trasferimenti, no, mi fate fare delle cose difficili, eh. Ma la mia community, la community è incredibile. Di i trasferimenti sei pagata apposta, sei pagata profumatamente, certo, è vero, cavolo, mi devo sudare le mie 10.000 euro, cavolo, siete troppo cattivi. Allora, i trasferimenti fra squadre tahitiane, quindi il mercato tahitiano avviene a titolo gratuito oppure c'è uno scambio economico tra per i giocatori più importanti, i contratti sono annuali, cioè come funziona l'essere calciatore a Tahiti da un punto di vista burocratico? Allora, io vorrei sapere a livello burocratico come si passa da un transfer di un'equipe all'altra. Au niveau océanien, bien sûr. Hein. C'est gratuit. Si c'est gratuit ou si y a... Je sais pas vraiment comment ça se passe ici en Océanie. C'est la plupart des joueurs ici à Tahiti. Ah, Tahiti. À Tahiti. Ouais. Quindi no. Lui dice che non sa come si svolge esattamente. No, ma lui pensava, probabilmente ha capito in tutta l'Oceania, chiedigli proprio a Tahiti. No, a Tahiti sei... Quando tu fai il mercato, quando vuoi andare, o quando un club vuoi a te, il club dove sempre pagare quello transfer, sei igual, sei... 100 euro sì, per sì. Giocatori sei uguale, 100 euro. Se sei Filù, se sei me, sei uguale, sei 100 euro il transfer. Quindi, però, okay, quindi c'è un cap uguale per tutti, cioè tutti vengono pagati allo stesso modo. Sì, ok. Però il presidente dell'altro club dove fare una. Io, se io voglio Filù giocare per me, io mando, io dono a Filù un lavoro. Ah. Hai capito? Lo pagano con un lavoro. Ah, okay. Avete capito, ragazzi? Lui...
e poi lui dove dire a Messi vuoi o no. Ok, e i contratti quanto durano, Emanu? Un anno, più di anno? No, il contratto è uguale. Quando vuoi. Tu dove dire quando tempo vuoi. Ah. Voglio. Avete capito, ragazzi? Incredibili, si comprano con un lavoro. Io ti do un lavoro e viene già per me. Sì. La situazione è un po' così. Abbiamo qualche altra domanda? Allora, io sarei anche per chiudere, insomma, se no poi la tariffa di Nadia diventa incontrollabile per noi, nel senso. 20.000, anzi, ringrazio veramente. 10 più 10. Appunto in diretta, appunto, di 30 persone, veramente una roba incredibile. E ringrazio Nadia, è un'amica, ma insomma la ringrazio pubblicamente, avete dato una mano in questa follia di stasera, veramente bellissimo. Filù che continua a muovere 20.000 euro, questo è tutto. Filù c'ha il costume per andare al mare. Vuole andare al mare, Filù. Diglielo Nadia, diglielo. Invitiamo per Filù, ti fai vedere bugie. Oh. Emanu, no, come se le matella j'ai ma appetito sia avec moi e l'attendu Emanu. Ok, Emanu, digli che se gli stiamo rubando il tempo per andare al mare. Sì. Chiediglielo. La dici, ti puoi nous emmener alla me, si t'a le temps là maintenant. E j'ai c'est loin de chez moi. Ah, è lontano. Ha detto perché appunto Emanu gli ha chiesto se ci poteva portare al mare, così ce lo faceva vedere. Sarebbe stata veramente una carambata incredibile, meravigliosa. Non è connesso con il mare, e ride. Gli manca la onestà, gli devi dire che la faccia. Fa una strada e arriva al mare. Io vi saluto. Il prossimo contratto ti fa dare la commissione. Ciao Nadia, ciao. Ciao a tutti. Salutiamo Nadia. Allora, noi salutiamo anche noi, Franci. Certo. Emanu, andiamo questi ragazzi al mare. Emanu, grazie. Grazie. Forza Pizza. Forza Pisa, Emanu. Ci sentiamo presto. Forza Pisa. E Filù, on te salue. Ok, merci. Thank you, merci. Ok, Manu. Si salutano come Leo Messi. Niente. Giustamente. Non addio. Emanu, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera. In gamba. Ciao. Ci vediamo. Ci vediamo presto. Ciao Emanu. Insomma, Franci, sapevamo che sarebbe stata una serata incredibile e lo è stata. Sì, assolutamente. Stasera, secondo me, insomma, abbiamo raggiunto delle vette pazzesche. Sì, poi soprattutto Emanu è un ragazzo molto spontaneo. Filù è un po' più... Più laconico. Si esprime a mezza bocca. Magari c'ha famiglia, non poteva... Sì, certo. Ma poi comunque Emanu ha girato il mondo, è stato qui, certo. È stato in Spagna. Sì. È un po' più uomo di mondo. Ma impressionato che ha giocato nel Barcellona Bissocca. È giocato nel Barcellona e ha vinto il campionato del mondo per club col Barcellona. È un livello incredibile, questo ragazzo. Lui è un fenomeno. La prossima volta magari si fa vedere anche qualche video. Eppure ripara tubi grandi in cosa. Cosa mi ha lasciato veramente basito. Io direi che comunque siamo sull'ora e 10. Ora non so appunto come. Se prossima settimana a questo punto si fa o se ci prendiamo un po' di pausa per riorganizzarci un attimo
e lo dico ai ragazzi che ci seguono. Quando però riprendono a giocare? Allora, loro riprendono a giocare mai più, perché appunto il campionato è stato assegnato, e quindi loro fino a Tahiti fino a ottobre-dicembre niente, però in realtà le Fiji dovrebbero riprendere a fine mese e altri campionati dovrebbero ripartire, quindi insomma magari quando riprendono i campionati possiamo fare anche il cap della situazione sempre con qualche ospite, anche se questa formula degli ospiti è stata incredibile. Martin, Mauro, anche Martin che si continua a nascondere negli armadi delle case di tutti sostanzialmente. Infatti secondo me Filù girava, lo cercava Filù girava, perché secondo me cercava di capire se Martin era in qualche armadio da qualche parte. Comunque ragazzi, io vi ringrazio tutti, grazie Frances, a presto. Grazie a te. Ciao ragazzi. Ciao. E come dice, come ha detto Emanu, fa toito. Ciao ragazzi.